Ecco, per cui arriviamo all'8 settembre. All'8 settembre. L'8 settembre abbiamo combattuto per 3 giorni contro i tedeschi. Quando avevamo vinto, Campione, che era il comandante dell'isola, si è arreso ai tedeschi. Noi avevamo vinto perché i tedeschi, poveretti, erano meno di noi, perché noi eravamo molti là. A un certo momento ci siamo arresi perché? Perché da Roma non si aveva più nessuna notizia, non avevamo contatti. E il Campione poi è stato catturato e l'hanno poi fucilato in Italia. Campioni è il comandante della Marina. E noi siamo stati sbandati per circa un mese a Rodi, perché loro non avevano nemmeno... Tanti scappavano in Turchia con delle barche. Io avevo dei soldati, infatti il mio comandante che avevo in questa nuova batteria dove ero andato, il capitano Rapposelli, lui era scappato in Turchia. E poi mi ha raccontato la sua vicenda dopo. E io invece sono rimasto lì con questi soldati, per un po' abbiamo girato, poi ci siamo riuniti tutti gli altri, e ci siamo quasi automaticamente messi in campo, perché per vivere dovevamo avere modo di avere una sussistenza, quindi per un po' abbiamo girato, ma poi siamo rimasti lì e a un certo momento i tedeschi ci hanno fatto la proposta, il primo no, di aderire, tanto in quel periodo in Italia c'era fatto un po' le vicende del Duce, voi le conoscete, quindi non siete qui in quel periodo lì, adesso perdo il filo. Il primo no, ti chiedono questo, e fra questo no, noi tutti abbiamo detto no, la maggioranza avevamo detto no, tutti, specialmente gli ufficiali. Hanno chiesto di tornare, se volevate tornare... Tornare in Italia, però dovevamo aderire alla Repubblica di Salò, oppure direttamente uno poteva anche arruolarsi nell'esercito tedesco. Mi hanno detto no, e ricordo che c'era un certo professore, Bertolè si chiamava, di Roma, un po' anziano. Questo qui, poveretto, quando è andato, l'hanno chiamato, perché ci chiamavano uno per uno, ci interrogavano. Quando gli hanno proposto di andare in Italia, lui doveva avere 3 o 4 figli. Quando gli hanno detto ti portiamo in Italia se tu firmi, e lui ha firmato per andare in Italia e tornare a casa. Quando è tornato in mezzo a noi, io ho firmato, te lo faccio. Come hai fatto in piedi? Ma sei un cretino, ma non sai cosa hai fatto? Questo qui si è un po' agitato. È tornato indietro, ha chiesto ai tedeschi di fargli vedere quello che aveva firmato, loro gliel'ha dato, lui l'ha strappato. Questi qui sono incazzati tremendamente. L'hanno poi messo lì in prigione per conto suo, poi l'hanno di nuovo liberato perché non sapevano, non avevamo delle prigioni. E questo qui aveva perso un po' la testa, questo fatto l'aveva sconvolto e si era messo a camminare sempre da solo in questo campo di concentramento che avevamo lì e parlava, e intanto qualcuno andava vicino, gli faceva compagnia e andava. Cosa è successo a questo uomo qui? Quando poi ci hanno trasferiti in Germania, che fra l'altro questo trasferimento è avvenuto, siamo partiti verso la fine di dicembre da Rodi, poi tra Rodi, Lero, Atene, abbiamo fatto un periodo, cioè, praticamente siamo arrivati poi a Meppen, che era vicino all'Olanda, il 15 gennaio, quindi il 15 febbraio. Un mese e mezzo di... Ed eravate prigionieri. Prigionieri. E questo qui, che era con noi, che era sempre un po' poveretto, è andato al gabinetto una notte, questo era il mese di gennaio,
E lì i gabinetti così erano? Era una fossa con un bastone, un tronco d'albero messo così, uno si sedeva sopra, la maggioranza, non so se c'era qualche cosa che teneva, la maggioranza è come le galline, andava sopra lì. So che è andato di notte, è caduto dentro. Oh mamma! E l'abbiamo entrato in palazzo. Fermati, l'hanno fermato, in pieno inverno, l'hanno fermato, i volontari l'hanno preso, l'hanno portato nel reparto del lavatoio dove si lavavano, hanno aperto tutti i rubinetti e l'hanno lavato con l'acqua fredda. Questa roba qui l'ha fatto rinsalire. Il giorno dopo si è messo a parlare di Dante, ha fatto delle conferenze e ha fondato in questo nostro campo che era a Meppe, il primo gruppo, si può dire, di intellettuali. Hanno cominciato a fare delle lezioni, chi si è messo a fare lezioni. Ma così, cioè, dopo questa doccia fredda, l'ha rimesso in sesto? L'ha rimesso in sesto. E lì hanno cominciato, e lì a Meppen è stata la mia prima anche ribellione. Cosa è successo? Dopo questo mese e mezzo di viaggio, in tutte le maniere, ci portavano nelle stazioni, ci mettevano lì tutti a fare i nostri bisogni, la gente ci passava vicino come se fossimo delle bestie, qualcuno ci disprezzava proprio perché per loro noi avevamo fatto, poco da dire, per i tedeschi noi avevamo traditi, perché o bene o male se io mi faccio socio con un bandito e poi mi accorgo che lui è un bandito, il giorno in cui, come capita nella mafia, quando tu vieni via ti ammazzano. E così è successo per noi. I tedeschi ci odiavano perché per loro noi avevamo. A parte che l'Italia era già un po' abituata a fare queste cose qui, perché tutte le guerre abbiamo sempre cominciato con uno e poi abbiamo finito con l'altro. Ma comunque, vada così. E praticamente questi no, ogni volta che andavamo in qualche campo, la prima cosa che si faceva fare era interrogarci se volevamo aderire. E qualcuno, per la fame, aderiva, che ci portavano delle fotografie degli stabilimenti, delle mense e tutto il modo di vivere che c'era, facendo un'adesione. Oppure qualcuno sperava di venire in Italia. La Repubblica Sociale a invitarsi a partecipare. Infatti a Colonia è venuto il colonnello Campicchio. Questo qui ha fatto tutta la sua arringa contro di noi, invitandoci a aderire. Quando poi ha voluto dar via, perché ha capito che c'era da fare, non ha più trovato il cappello perché gli ha tornato il cappello di tempo in borsa, io non viene nel cesso, almeno questa soddisfazione. E lì noi avevamo, perché i tedeschi fra tutte le loro colpe avevano però un qualche cosa di buono, come anche adesso, loro erano quadrati, le cose le credevano, mentre noi eravamo sì e no, anche in Italia, tutti dicono che erano antifascisti, no, i fascisti non erano molti, però noi per esempio per andare a scuola dovevamo essere iscritti a fasce, però la maggioranza, c'erano quelli che erano convinti. Altri che se ne fregavano, però erano fascisti, ma raccontavano barzellette contro il Duce, c'era quella forma di antifascismo interiore, ma in realtà quando poi c'erano le adunate, le piazze erano sempre piene di gente che innestava. Quindi quando si dice che l'Italia non era... L'Italia purtroppo l'ha fatta la guerra, e all'inizio hanno inneggiato sperando di vincere. E noi, grazie a Dio, l'abbiamo persa.
perché se avessimo vinto saremmo ancora qui con gli almeni, con le medaglie, perché tutti avevamo delle medaglie, perché l'importante era... Mi racconta com'era il campo, dove era in Germania, dove era prigioniero, diciamo. Qual era la giornata? Come passavate le giornate? Ma guardi, la prima, ecco, come sono arrivato a Meppen, dopo questo, a piedi, ci hanno portato in una brughiera, lì c'era proprio, il campo era in una brughiera, era un campo di come si chiama? Di lignite, di lignite, di carbone, c'era poca erba, in mezzo, un deserto quasi, e a piedi siamo arrivati lì. Quando arriviamo in questo campo di concentramento, i tedeschi ci hanno destinati tutti in una baracca. Adesso lì non eravamo tutti di Rodi. In questo viaggio di un mese e mezzo si sono riuniti anche altri soldati, non so da che altre parti, che io non lo conoscevo. Io conoscevo soltanto quei pochi che eravamo in quel carro bestiale, che fra l'altro eravamo stipati in un mese e mezzo in un carro bestiame con la possibilità di fare l'orina soltanto dal buco della roba lì. Quindi quel povero disgraziato che era lì si prendeva il piscio di tutti quelli che erano. E io invece avevo combinazione, avevamo con noi un certo maggiore Cerminati, si chiamava Cerminati, che era di complemento, che raccontava delle barzellette, si teneva un po' su di lì. E poi quando ogni tanto ci aprivano, ci facevano scendere per fare i nostri bisogni, e la vita è stata quella. Arrivati lì nel campo di Meppen, i tedeschi ci destinano un capannone per noi, che era diviso in due parti, metà. E noi andiamo lì, eravamo non so più nemmeno il numero, però eravamo numerosi, ma la maggioranza eravamo tutti ufficiali inferiori. A un certo momento c'era lì con noi un generale che dice: tutti gli ufficiali inferiori nella parte di là, nella parte del primo gli ufficiali superiori. Io penso che c'era stato questo generale che si chiamava Drago, generale, poi due o tre colonnelli e qualche maggiore. Quindi noi eravamo in 200 in metà campo, in metà baracca. L'altra metà erano i 4-5. Non c'erano nemmeno i castelli ancora, proprio tutti per terra. Abbiamo girato un po' così, poi io apro, vedo questi colonnelli. Io prendo il mio sacco, perché avevo soltanto più un sacco, che avevo già passato una vicenda un po' balorda prima di arrivare a questo finale qui. Allora prendo il mio sacco e non so più con un altro, dico andiamo. E sì, abbiamo messo il nostro sacco per terra. Vi siete trasferiti dalla parte del generale? Del generale. Viene sto generale Drago e fa: cosa fate qui? Ma i tedeschi hanno detto, ci hanno dato questo a disposizione. Ma questo qui è il reparto per... I tedeschi ci hanno dato tutto per noi. Perciò qui va bene. E lui mi dice questa frase: guardi, come si chiama? Io mi chiamo Drago. E quando finirà questa guerra, io prenderò per lei dei provvedimenti dragoniani. Prenda pure quello che vuole. Io sento, dopo un quarto d'ora tutti gli altri hanno visto che noi siamo lì, si sono spostati. Ma io durante il percorso io ho avuto un'avventura un po' strana. A volte mi domando, ma forse è dovuto il mio carattere, non tanto per coraggio o per attaccamento. Insomma, tutto un po' calmo di decisioni, quindi prima di prendere delle decisioni ci penso sempre.
E che è successo? È successo? Noi all'Ero, a un certo momento noi da Rodi all'Ero ci avevano portati su dei caicchi, una specie di veliero con un motore che andava avanti, però erano vecchie imbarcazioni, e ci hanno portati a Rodi. Poi a Rodi ci hanno caricato sulla nave Leopardi, e lì la nave Leopardi ci avevano messo nelle stive, come la tratta dei negri. Quando io vado nella stiva, sento sotto che battono, perché mia, c'era la stiva sotto che era già piena di soldati, che morivano asfissiati, perché a Rodi, anche nel mese di gennaio, faceva ancora caldo. E allora io non so come è successo, come sono riuscito. Allora eravamo giovani, quindi avevamo più forza di adesso, so che attraverso queste scalette che portavano su, sono riuscito a portare su qualcuno di questi soldati, belli nodi, tutti pieni di sudore, per far vedere i tedeschi che non si... Arrivo su e io avevo il mio pastrano, addosso, e credo anche un sacco, ma perché c'era anche il mio attendente come un certo Fagliero, che poi mi ha salvato il sacco. So che arrivo su e lì un maresciallo tedesco mi vede arrivare su con questi qui, per un po' abbiamo portato su qualcuno, e poi mi vede di fermo e vede, c'erano dei soldati italiani che caricavano la nave con della legna, con del materiale che c'erano lì. Mi vede e dice: Arbeit. E io: no, ufficiale, non deve andare a lavoro. Ufficier, alles kaputt. Era dopo Cefalonia, quindi era già un momento. Arbeit, nein, Arbeit, nein. Tutti lì si sono fermati a guardare quello che succedeva, che c'erano tedeschi, italiani. Lui che diceva, continuava a dire Arbeit, io dicevo nein. Attentamente da l'ordine a un soldato, questo qui mi prende, mi toglie il pastrano dietro, e lui mi molla quattro ceffoni, Arbeit, quindi dai. Allora, che rabbia, mi prendono e mi buttano in una stiva vuota, da solo. In quel momento io ho avuto un momento di rabbia, di odio per questo qui, ma poi alla fine io avrei voluto incontrarlo ancora, ma non per ringraziarlo, perché in quel momento lì c'era un maresciallo giovane, uno scalmanato, tirava fuori la rivoltella, mi sparava, mi buttava nel mare e ero finito. Io ho risolto il mio problema, ho detto di no perché ero un ufficiale e dovevo mantenermi questo rispetto, e lui, come tedesco, non poteva darmi ragione. Poche ore dopo quella stiva si era riempita di soldati nostri, perciò io sono scomparso per due gli altri, definitivamente. E a me sarebbe piaciuto incontrarlo per chiedergli che cosa aveva provato lui in quel momento per prendere quella soluzione, perché in fondo ha preso una soluzione che ha risolto un problema, che per lui ha avuto il suo problema. E lì, in quella stiva, che succede? Partiamo, andiamo da Rodi, andiamo verso Samo, poi Atene. Quando arriviamo nei pressi di Samo, sentiamo gridare dai quelli che erano i siluri, un sommergibile inglese, ci sparano i siluri. Se voi avesse visto in quella stiva, dicendo i siluri, tutti si sono messi a correre per arrampicarsi, e io sono rimasto seduto tranquillo lì, e ricordo che c'era Petiti che mi dice: Giorgetto, ma io ho gli stivali, e ti tolgo, e gli ho tolto gli stivali a lui,
perlomeno dico, è la mia incoscienza, era la mia incoscienza, perché intanto era lo stesso, se il siluro avesse forato la nave, non potevo uscire da quella porta lì. Quindi a un certo momento anche quella fattoria dei siluri ci ha tenuto.